Ragazzi, commento le tue foto, sta perdendo veramente il controllo. Mi stanno arrivando decine di email ogni giorno. Io ora piano piano cercherò di commentarle tutte, però non è, cioè, non è che ci metto 3 secondi. Allora, il video di oggi vuole rispondere a tante delle foto che mi sono arrivate. Ora vi spiego, allora questo è un video dove vi spiego un po' di cose. Però è molto importante che lo guardino tutte le persone che mi hanno mandato le foto per avere un parere, che ad esempio mi hanno mandato paesaggi, tramonti, fiori. Insomma, queste foto qui, questo genere di foto qui, no? Ho un discorso generico da fare a tutti. Per voi, ma anche per chiunque altro, insomma, ecco. Senza perdermi troppo in chiacchiere, arrivo subito al dunque. Allora, la fotografia, bisogna trovare il proprio stile, il proprio genere. Io non ho molto da dirvi su queste foto qui. Sono foto che si fanno tutti all'inizio, però poi dopo basta, bisogna lasciar perdere. Bisogna subito specializzarsi in qualcosa se vogliamo fare seriamente la fotografia. Chiaro, se uno guarda lo fa come hobby, dice guarda io lo faccio come hobby, gli mando 2 foto a Walter, sentiamo che dice. Io do consigli a chi vuole diventare realmente fotografo, chi vuole specializzarsi in qualcosa, chi ha qualcosa da dire, che magari ancora non sa come dirlo, e allora vi do una mano io. Allora, però, il discorso è questo qui, bisogna avere qualcosa da dire, no? Però, il fatto che tu inizi a fare foto, seriamente, vuol dire che tu hai la necessità di dire qualcosa. Quindi non te lo devo nemmeno dire io. Per me è nato automaticamente. Secondo me, dovete trovare qual è il messaggio, lo stile, la realtà che volete creare con le vostre foto. Perché è una cosa che accade a livello inconscio, capito? Cioè, per me è stata una cosa inconscia. Non è che io una mattina mi sono svegliato e ho detto, allora voglio iniziare a fare le foto in quel modo, no? È stata una cosa che è venuta da sé. Come è venuta? È stato un processo molto lento. Ora io vi dico la mia esperienza, perché almeno così voi potete trarre spunto, potrete rifletterci sopra, potete dire ah in effetti sì anch'io ho iniziato a fare foto così, cos'è. Allora io come tutti ho iniziato a fare foto ai tramonti, al mare, ai fiori, ai paesaggi, alle persone per strada, insomma queste foto generiche. Poi che è successo? Ho iniziato a fare molta amicizia con uno dei miei amici, no? E stavamo sempre insieme giorno e notte, tutti i giorni, perché insomma era in vacanza eccetera, la vita era completamente diversa all'epoca, insomma eravamo molto più liberi e si stava insieme, no? Si era fatta amicizia, si era sempre insieme giorno e notte, sempre. E io avevo una macchinetta compatta, no? Che me la portavo sempre dietro per divertimento, e sempre quando si andava fuori io dovevo fare le foto, sempre a tutti, boom, boom, tutti. E anche lui aveva iniziato a appassionarsi a questa cosa, quindi con questa macchinetta noi si andava in giro e si faceva le foto in tutte le situazioni. E allora si disse, sai cosa? O tutti i giorni documentiamo le nostre giornate. Ma era così per divertimento, era una cosa nata così, perché ci andava, perché ti viene da te. Viene da te la vocazione, capito? Ti arriva da solo quello che fai le foto. Quando inizi a farle, poi dopo ti viene da te. Viene da sé, capito? Quindi si usciva, c'è questa macchinetta compatta di mio padre e si faceva foto in tutti i modi. Se guarda, tutti i giorni facciamo le foto, poi si metteva su Facebook, ora non ci sono più quegli album lì. Però disse, sai che si fa? Stampiamole, facciamo degli album di tutta la nostra amicizia dal primo giorno tutti i giorni. Ovviamente non è che è andata avanti molto la cosa di tutti i giorni, perché chiaramente poi ognuno faceva le sue cose, insomma. Però è qui. Guarda, questo è uno. E queste 2. Quelli sono pieni di foto, sono le prime foto che facevo. E allora faccio vedere qualcuna, insomma. Che ci sono queste foto, noi si andava in giro qui alla stazione, vedi, controluce. Tutte le varie, cioè ricercavamo tutte le varie prospettive, no? Più improbabili, mettevo la macchina in terra con l'autoscatto. Qui sempre autoscatto, così alla stazione. 500.000 foto a vicenda, che qua non ero. Io, noi, così, insomma. Si ricercava, si iniziava a modificare le foto. Una marea di autoscatti. Poi senza la valletta, ci inventavamo noi dove posizionarla. Si guardava un pochettino. Vedi le famose foto storte che non mi piacciono, però all'epoca facevamo. Insomma, ogni situazione possibile. Noi si faceva 500.000 foto. Quindi, tipo, boh, scendevo dal treno, foto, cioè qualsiasi cosa. Appunto, però ricercavamo sempre le varie cose più particolari, no? Le luci più particolari, il tramonto, le cose, controluce, insomma. Questa cosa ci appassionava. Con la neve, qualsiasi cosa si faceva, bisognava fotografarla. Salivo lo slittino, foto. Qui il panorama con la neve, vai, autoscatto. Prendo l'altro album, uguale, pieno di foto, vedi, io andavo sullo skate. Foto, qui situazioni strane.
Che cazzo di foto? Insomma, è nato un po' in questo modo, no, la mia passione. Quindi, dicevo, è una cosa che è venuta da sé. E da lì ho iniziato ad appassionarmi. E quindi dalla compatta ho comprato una reflex. E iniziavo, insomma, un attimino a capire come funzionava. Col tempo poi ho capito un po' come funzionava, no? E continuavo sempre a fare queste foto insieme a lui, insieme agli altri. E poi un giorno ho detto, aspetta, aspetta, ma io, cioè, sto usando delle foto, mi piace troppo. Mi piace veramente troppo. Quindi voglio imparare a farle seriamente. Voglio diventare bravo, voglio imparare come modificare i colori, tutto, voglio sapere tutto io delle foto, tutto. Non posso continuare a fare foto con un pattino, voglio imparare tutto. Allora che ho fatto? Ho iniziato a studiarmi un pochettino la reflex. E poi ho detto, ok, sta cosa degli amici, aspetta, aspetta, è un tema che mi appassiona davvero, no? E quindi ho detto, ora voglio diventare bravo a fare le foto con gli amici. Non voglio fare solo foto così, ricordo. Devono avere un valore anche artistico, devono avere un qualcosa di creativo, devo essere originale, creativo, trasmettere qualcosa, quello che sento dentro, come sentivo già da queste foto qui, no? Che cosa sentivo? Divertimento, ci stavo bene, per me lui era un po' il fratello non mai avuto, no? Che sono un figlio unico, quindi gli amici per me hanno sempre voluto dire la famiglia, no? E quindi allora ho detto, devo riuscire a trasmettere questa cosa. Cosa ho fatto? Ho iniziato a studiare la reflex e poi ho guardato gli altri fotografi che facevano quel genere lì, quelli lì che io stimavo e per me erano il top. E ho iniziato a studiare come facevano a realizzare quelle foto lì. Quindi, discorso importantissimo, quando scoprite il genere che volete fare, guardate i fotografi che secondo voi sono i migliori a fare quello che volete fare e studiate benissimo come hanno fatto a fare quelle foto. L'angolazione, la luce, da dove arriva, gli obiettivi, il soggetto, tutto, tutto. Studiateveli bene e imparate il meglio da ognuno di loro. Prendete il meglio da ognuno di loro. Dici, guarda, di lui mi piace questo, lui mi piace quest'altro, bene. Allora ve li studiate bene. È così, nell'arte è sempre stato così. Anche vari pittori si facevano influenzare dagli altri. Cioè, ve li studiate bene e poi andate a provare a rifare quelle cose lì. Ad esempio dice, lui quella luce mi ha fatto a farla. E allora ve li studiate e così iniziate ad acquisire quelle nozioni tecniche, capito? Quelle capacità. Non si nasce imparati. È necessario all'inizio, una volta che sei chiarito le idee, andare a studiarti quelli bravi, quelli che per te sono bravi, e cercare di copiarli all'inizio. Sì, cerchi di capire come ha fatto l'effetto della cosa e piano piano in quel modo migliori. È il modo, in questo modo io ho fatto il salto da fotografo amatoriale che fa foto ricordo per divertimento come sono queste foto qui, a iniziare a fare le foto in modo più creativo, più originale, più artistico, capito? E da lì infatti sempre con lui la prima foto è questa qui, che avevo visto insomma su internet alcuni fotografi facevano un po' quelle foto lì con le sigarette eccetera e mi piaceva, dicevo, oh, guarda cazzo bello il controluce, il fumo, come risalta il fumo, no bello, dicevo, ora voglio provare anch'io, quindi ho fatto la foto lì che non sa di un cazzo, però iniziavo a studiare, ad analizzare queste cose qui che quando lo fai in modo amatoriale non le vedi, non ci pensi. Dici solo bella e basta, invece una volta lo studi poi riesci a ricrearlo. Una volta che impari come fare una certa cosa, poi dopo la vai sempre a migliorare e la applichi in tutti i contesti, no? Insomma ragazzi, questo qui è il modo, secondo me, per sviluppare il vostro stile, per migliorare, per prendere la vostra strada e per iniziare a fare delle belle foto. Delle foto che vi distinguono da tutte le altre che ci sono su internet, capito? Dovete trovare il vostro stile e poi andare lì e migliorare sempre, con la pratica e con lo studio. Questo è quanto. Io vi ho detto un po' la mia esperienza sotto questo aspetto, ci sarebbe tantissimo altro da dire, però magari lo dirò un altro giorno, insomma, se no questo video dura 30 anni. Spero il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale per vedere altri video se ancora non siete iscritti, se no ve li perdete, ve li nuovi. Ci si vede nei social, su Instagram, eccetera, trovate il link in descrizione. E niente ragazzi, ci si vede in un nuovo video.